Finalmente è arrivato il nuovo SRAM Eagle GX che permette di buttare via il forcellino e di montare il deragliatore direttamente sul carro posteriore della bicicletta. Benvenuti su MTV Mag, io sono Marco Toniolo e oggi parleremo della nuova trasmissione SRAM Eagle GX che ha la stessa tecnologia di quella che vi ho presentato a marzo 2023, ma che però in tanti avete detto è troppo caro, non riuscirò mai a permettermelo. Il GX si trova al di sotto della gamma XXXO che vi ho fatto vedere a marzo, quindi più abbordabile a livello di prezzo, ma ragazzi attenzione, a livello di funzionalità io vi sfido a notare le differenze fra questo gruppo e l'XX e l'XO, cioè i più cari. Ho montato il nuovo GX su questa Canon del Habit LT di cui ho fatto il test qualche mese fa, ho quindi tolto la trasmissione a fili, ho tolto il forcellino. Il montaggio del nuovo Eagle è molto semplice perché non ci sono più viti di regolazione né di inizio fine corsa né di tensione del deragliatore. La cosa fondamentale è avere la lunghezza della catena giusta. A me il gruppo è arrivato con la catena non ancora tagliata, quindi sono andato sul sito di SRAM, ho inserito il modello della bici e la taglia e ho trovato il numero di maglie necessarie per questa bici di modo che la trasmissione funzioni perfettamente. Ho quindi tolto le maglie che non mi servivano, ho montato la catena sul deragliatore, ho abbinato il comando remoto al deragliatore ed il gioco era fatto, la trasmissione era pronta all'uso. Il vantaggio di questa trasmissione è soprattutto uno, e cioè toglie le variabili che rendono la regolazione del cambio problematica, soprattutto quando il forcellino tende a stortarsi, a piegarsi. Non essendoci infatti il forcellino, i colpi vanno direttamente sul deragliatore e anche sul carro, ma ragazzi vi assicuro che io sto usando questo tipo di trasmissione da marzo, ho preso tanti colpi ma non mi si è mai rotto il carro posteriore. Certo, il deragliatore piglia colpi, possono essere colpi laterali, quindi che lo spingono all'interno, ma in quel caso torna automaticamente nella sua posizione grazie all'elettronica, oppure prende dei colpi che lo spingono all'indietro. In quel caso basterà svitare la vite che assicura il deragliatore al telaio, rimetterlo nella sua posizione e i giochi sono fatti. È un'operazione fattibile anche su sentiero. Vi starete quindi chiedendo qual è la differenza fra il gruppo XX, XO e GX. Beh, a parte il prezzo, perché questo gruppo che vedete qui, completo di listino, costa 1.300 euro, mentre quello che vi ho fatto vedere qualche mese fa col power meter costava ben più del doppio, quasi il triplo. A livello di funzionalità vi ho detto che è praticamente identico, quello che cambia ovviamente è un po' il peso, però guardate questa tabella che ho preparato per voi, dove vi faccio vedere il peso della trasmissione che ho montato sulla Canyon Spectral CFR e quello del GX che vedete qua in questo video. Vedete che alla fine la differenza di peso è appena sopra i 200 grammi. Certo, la trasmissione XX aveva il power meter, quindi c'è qualche grammo in più da quel punto di vista, ma altrimenti stiamo parlando veramente di una differenza irrisoria. La guarnitura in questo caso è in alluminio, però a livello estetico vi devo dire che a me questa guarnitura piace quasi più di quella in carbonio, perché è più spigolosa e si abbina meglio al deragliatore, che anch'esso è spigoloso. Fra l'altro il deragliatore GX ha un'altra posizione della batteria che vedete essere più protetta perché si trova fra il deragliatore e il carro posteriore, quindi è molto più protetta ai colpi eventuali che uno potrebbe prendere. Se vogliamo poi parlare della cassetta, la rapportatura è sempre 10-52 con un rapporto intermedio fra il 52 e il 36 che è il 44. Vogliamo poi dire che il peso è di 60 grammi più alto rispetto a quella dell'XX che avevo montato sull'altra bici, quindi è veramente veramente piccolo questa differenza. Nell'altro video ho sottolineato più volte come sia facile cambiare con questa nuova trasmissione anche sotto sforzo. Questo è dovuto al fatto che la cassetta ha delle scanalature su ogni pignone dove la catena è obbligata a scendere o salire, quindi può solo scendere o salire in queste scanalature, motivo per cui anche se uno cambia con tutta la sua potenza la catena non andrà mai a scivolare in alto o in basso o rischierà di rompersi. E il bello è proprio questo, cioè anche con una e-bike dove la potenza quindi è molto molto alta non si avrà nessun problema di cambiata. Queste scanalature sono ritmiche, cioè non sono costanti su tutto il pignone, quindi vorrà dire che se uno cambia la catena si trova lontano da una di queste scanalature ci impiegherà un po' a salire o da scendere, però stiamo sempre parlando di tempistiche molto basse che anche a livello di gara, Schurter è proprio l'esempio palese, non fanno nessuna differenza. Se andiamo a guardare la guarnitura vedete che qua troviamo un bash guard, di solito di default ce ne sono due, cioè ce n'è uno qua e uno qua, io ho tolto quello sopra perché di solito tengo il piede destro in avanti, quindi la parte che andrebbe a sbattere contro il terreno o i sassi che vengono alzati è proprio questa qui dove c'è il bash guard, che vedete che è già stato un po' colpito da varie rocce o impatti di diverso tipo. Parlando poi di catena, è lo stesso tipo di catena che abbiamo visto sull'XX, quindi ha la parte alta piatta, l'idea è di renderla più robusta. Beh, io voglio dire che in tutti questi mesi di prova non ho mai rotto la catena dell'altra trasmissione, quindi è ancora perfettamente funzionante. Per quanto riguarda
guarda il comando remoto è identico a quello del gruppo XX, quindi troviamo due bottoni che possono essere impostati per poter alzare o abbassare, diciamo, la catena sul pacco pignoni a seconda delle proprie preferenze. L'impostazione avviene sull'app SRAM XS. Qua di lato troviamo poi il bottone per il micro adjust, di cui vi parlerò fra poco. Parlavo del micro adjust, cioè di questo bottoncino di fianco al comando remoto. Beh, è fondamentale, l'ho notato sia su questa trasmissione GX che sulla XX, fare la regolazione di fino mentre si pedala, cioè se la trasmissione è un po' rumorosa su alcuni pignoni si va di fino col micro adjust e li si fa sparire. Da quel momento in poi la trasmissione non sarà più da toccare perché funzionerà perfettamente. La cosa che ho notato subito quando ho cambiato la trasmissione è come sia diventata molto più silenziosa la bici in discesa, perché la tensionatura della catena grazie a questo GX rispetto a quello meccanico che c'era su prima è veramente molto molto più forte, e quindi la catena va a sbattere di meno sul telaio facendo diventare la bici molto più silenziosa. Adesso guardiamo questa rampa qua che è veramente ripida, io cambierò sotto sforzo, sentite, cambiato e niente, cambia veramente veramente bene, cambiato di nuovo, non l'avete neanche sentito, tanto silenzioso, eccezionale. Adesso qua è ripidissimo, di solito si va con l'e-bike, ma qua non c'è bisogno dell'e-bike, bensì dei garretti, e c'è una trasmissione che non molli il colpo, ed eccomi qua. Qua in discesa potete non sentire il rumore dello sbattacchiamento catena, grazie alla tensione data dal derailleur posteriore. Fra l'altro, se volete venire a fare questo giro, lo trovate su Training Camp, Valle delle Mine, Livigno, seguitemi, io sono Marco, questo è perfetto per entrare in sintonia con Livigno. Adesso qua guardate, rampa, scalo, mi metto addirittura in piedi sui pedali cambiando verso il più duro e la trasmissione cambia benissimo. Faccio di nuovo sui pedali, questo pezzettino un po' esposto, quindi la confidenza deve essere massima, ma io so che funziona perché l'ho provata anche sul tamaro dove è molto esposto e non perde un colpo. In pratica da quando l'ho montata non l'ho più toccata, magari aveva preso diversi colpi sulle rocce che anche qua di Livigno non mancano. Dovrete farvi l'abitudine al nuovo comando remoto con due bottoni, io che ormai lo uso da marzo ormai mi ci trovo veramente bene, anzi ho difficoltà a usare il vecchio GX XS con i vecchi comandi, questo è veramente intuitivo alla fine, un bottone va su uno in giù, fine della storia, lo posso regolare a livello di angolazione come voglio, quindi mi trovo bene su qualsiasi bici. Di nuovo strappo, sentite la cambiata, vado sul più duro per farvi sentire, ma non si sente, ecco, adesso vado sul più agile, si sente a malapena e non perde veramente un colpo, poi non potete dire che sia troppo lenta. La discesa veloce verso la Valle delle Mine che vedete qui davanti a me, la bici è veramente silenziosa, ovviamente qua il cambio deve semplicemente stare fermo, e qui la cosa importante è serrare il deragliatore a 35 Nm perché le forze in gioco sono veramente alte, quindi dovete assolutamente rispettare questa coppia di serraggio se non volete che il deragliatore si sposti e non cambi più bene. È anche importante dire che se tolgo la ruota posteriore non devo fare il setup ogni volta, bensì il deragliatore sarà in posizione anche quando rimetto la ruota. Che figata è sto sentiero! Bisogna solo stare attenti a qualche curvetta che butta verso il fuori e non si vuole finire giù. Eccoci in Val delle Mine, lì sull'altro versante vedete il sentiero di discesa che mi ricondurrà giù a Livigno. Bello anche quello lì. Sentite qua sullo scassato che la trasmissione veramente non si sente. Di nuovo ve lo dico. Quello che manca al gruppo GX è la Magic Wheel sulla puleggia inferiore, infatti infilandoci dentro un ramo vedete che la puleggia si blocca, mentre nel gruppo XX i denti continuano a girare malgrado il ramo. Inoltre sulla guarnitura in alluminio mancano le due protezioni in gomma che si mettono sulla parte più esterna delle pedivelle per proteggerle dai colpi che si prendono quando si tocca per terra, vedete infatti che ci sono dei segni. Però c'è la possibilità di cambiare le pulegge e di mettere al Magic Wheel del gruppo XX, infatti guardate, si può togliere
la puleggia semplicemente svitandola a mano. Nel caso si rompesse è facile toglierla e sostituirla con un pezzo di ricambio che può essere anche un gruppo XX. Infatti tutto il nuovo Eagle Transmission è compatibile, quindi si può mischiare il gruppo XX con il gruppo XO, con il gruppo GX, come si poteva fare sul vecchio Eagle. Qua nella descrizione trovate il link ai prezzi e a tutti i dettagli di questo nuovo gruppo, che io personalmente preferirei al gruppo XX se dovessi comprarlo con i miei soldi. Infatti la funzionalità avete visto che è identica per un leggero aggravio di peso e per l'uso di materiali che magari non sono così pregiati come sull'XX, ma che appunto a livello di funzionalità non determinano nessuna differenza. Anzi, vi devo dire che a livello estetico preferisco questo gruppo che non l'XX, anche perché il deragliatore posteriore dà quella sensazione di essere così massiccio che l'XX per esempio non ha. Io vi ringrazio di avermi seguito, sottoscrivete al canale se non l'avete ancora fatto, grazie fra l'altro di essere ormai ben 100.000 iscritti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!